Incontro con cani da protezione delle greggi. A noi amanti della natura, piace sicuramente fare lunghe passeggiate all'aria aperta, magari in campagna o in montagna. Potrebbe capitare che durante queste scampagnate, incontriamo un gregge di pecore al pascolo. Con molta probabilità il gregge sarà difeso da alcuni cani da pastore, inseriti nel gregge per difendere gli animali da possibili attacchi di predatori. Si tratta di cani addestrati a difendere il gregge proprio come farebbero con il loro branco. Solitamente in Italia, vengono utilizzati a tale scopo dei grossi e bellissimi pastori maremmani o pastori abruzzesi. Grossi cagnoloni bianchi che con la loro presenza riescono a fungere da deterrente anche per i branchi di lupi che fortunatamente stanno tornando ad abitare le nostre foreste. Negli ultimi anni, come conseguenza dell'aumento della presenza di lupi, c'è stato anche un aumento dell'utilizzo di questa tipologia di cani, che spesso vengono lasciati soli a guardia delle greggi. La razza in questione è un bovaro dal pelo bianco avorio, che cresce fino a 65 cm al garrese per circa 45 kg di peso. Questo cane da lavoro è molto indipendente, sicuro ed estremamente forte, e questo lo rende adatto a svolgere il suo compito. Sembrerebbe che questa razza sia una delle poche che non percepisce l'umano come dominante e per questo necessita di una maggiore interazione per poter ottenere un intenso rapporto affettivo. Ma quindi come comportarsi se incontriamo uno di questi meravigliosi animali al lavoro? Se ci avviciniamo al gregge il cane da guardia ci raggiungerà e si frapporrà tra noi e gli animali che deve difendere. Il pastore maremmano abruzzese tenderà la coda che solitamente porta a penzoloni ed inizierà ad abbaiare per informarci della sua presenza. So benissimo che un amante degli animali vorrebbe avvicinare il cagnolone e cercare di farselo amico, ma in questo caso dobbiamo evitarlo. Si tratta di un cane che sta svolgendo il suo importantissimo lavoro e ci vede come dei possibili pericoli e quindi dobbiamo rispettarlo. Non cerchiamo di accarezzarlo e non offriamogli cibo. Dobbiamo fargli capire che non siamo lì per mettere in pericolo il suo gregge. La cosa migliore è fermarci per qualche istante e fargli accettare la nostra presenza. A quel punto possiamo procedere ed allontanarci lentamente senza voltare le spalle al cane. Non corriamo ed evitiamo movimenti bruschi che lo innervosirebbero ancora di più. Non agitiamo bastoni da escursionismo e non cerchiamo di intimorire il cane con sassi o da altri oggetti. Se siamo in bici, sarebbe opportuno scendere e condurre il mezzo a mano. Aggiriamo a questo punto il gregge a distanza di sicurezza, mentre il cane ci terrà sotto controllo fino a che non saremo a debita distanza. Non attraversare in nessun caso il gregge, il cane potrebbe considerarci una minaccia da allontanare. Se siamo in giro con il nostro cane, evitiamo di avvicinarci in ogni modo per evitare spiacevoli inconvenienti, e sarebbe opportuno tenere il cane al guinzaglio, o se possibile in braccio. I cani da compagnia vengono percepiti come possibili predatori e stimolano una reazione più veemente da parte dei cani da difesa delle greggi. Con un po' di attenzione non correremo nessun pericolo. Del resto stiamo parlando di cani che difendono il loro gregge da predatori quali lupi e perfino orsi, non possiamo far altro che rispettarli ed ammirarli. Metti un like e condividi per altri video. Iscriviti al nostro canale, Animal Lovers.